Bella quella canzone. Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più. Vabbè, amico. Uno scroccone in più. Poi, non c'è bisogno di allargarsi. A volte già è sufficiente per avere un amico in più. Quel genere di amici aggiungere appena una forchettina in più. Un bicchiere. Te mangiano pure dal piatto, si dicono amici. E poi, appena non possono rimpinzare il pane nel sugo, fare la scarpetta, berti il vino, mangiarti la cotoletta, eccetera, sfumano, non ci sono più. E quindi, cioè, che a volte la musica leggera nel contenuto è realmente molto leggera, ma è anche pesante, e quindi non sempre la musica leggera produce delle canzoni veritiere. Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più. Ma dove? Ecco, non aggiungere più il posto a tavola perché non arrivi a fine mese. Vedi come non te parla più, addirittura non lo trovi più, non è più tuo amico, si incazza, se ne va. E niente, questa è un'aneddota che mi è venuta, un anetto per dirlo allo Sani Gesualdi. Ecco, che mi è venuto questo ritornello, no? Che ascoltavo questa canzone quando ero giovane. Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più. E no, e tu digli all'amico: uè, vuoi mangiare? Chiamati un delivery. Già costa arrivare a fine mese potendo pagare tutte le spese. Te ti immagini se per ogni amico devi aggiungere un posto a tavola, a meno di non stare a pane e acqua. Ecco, quindi mi è venuta questa, che i miei amici e le mie amiche che mi seguono sanno che io ho delle sottigliezze. Faccio dei video così, di aneddote. Adesso forse mi verrà qualcos'altro in mente. Mi ritorni in mente, bella come sei. E vabbè, forse non era una bellezza sufficiente, una bellezza da 6. Magari, ecco, se gli ritornasse in mente, bella come 7, 8 o 10, sarebbe meglio, no? Invece gli tornava in mente bella come sei, cioè almeno ecco, no, non gli era 6 su 10, non era bella da 5 o da 4, non era una bellezza mediocre, era una bellezza sufficiente. Però se gli fosse ritornata bella come 9, già era ammazza, oh. Invece no, gli mancavano ancora 3 o 4 punti per essere una bellezza piena. Chissà quante altre gli ritornavano in mente, con meno di 6. Vabbè, ecco, mi ha ispirato un'altra canzone, un altro nanetto. Adesso basta, se no poi chissà che arrivo. Si sa sempre come si inizia, non si sa come si finisce né quando. Tutti si domandavano: ma perché si chiama Costa Concordia? Perché si chiama Costa Concordia? Beh, evidentemente, dopo il fatto del giglio, gli è costato un occhio alla Costa o alla Concordia. Sì, gli è costato un occhio alla Concordia, voglio dire, la Costa. E hanno dovuto dovranno concordare. Intanto gli è tutto il processo che è dovuto hanno dovuto pagare quelli della Concordia, e poi gli è costato schettino che gli devono rimborsare le spese processuali. Poi gli costerà perderle perché lui sarà riconosciuto colpevole e non avrà di che pagarle. Tanto poi farà dei domiciliari per quel denaro.
E quindi gli è costato soprattutto alle vittime, che ci sono stati dei morti di mezzo. Fare giustizia è un dire. E come tutti sanno, fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Fra la nave e lo scoglio c'è stato il mare, i morti sono caduti in mare. E quindi ecco, tutto torna. Fra il dire giustizia e fare c'è di mezzo il mare. C'è stato di mezzo il mare, colpa del mare alla fine, se sono morte così tante persone in una crociera di piacere nel Mediterraneo, ma neanche, che ne so, nell'Antartide o nel Triangolo delle Bermude. Schettino è un rettiliano alieno del Triangolo delle Bermude, magari, che ha voluto fare fuori caso un incidente. Però ecco, alla fine la Costa Concordia è parte civile, fra le parti lese, la vittima. Schettino non si riesce a colpevolizzare, poverino. Tutti gli altri che anche sono scappati hanno fatto un casino, annunciavano cose finte, credevano che non era successo nulla, no? Con un buco nello scafo, la roccia è rimasta nella nave, non sono colpevoli. Alla fine è stata colpa del mare. Come profondo il mare. Come profondo il mare, e tutti inchino compresi fanno quello che gli pare. Capito? Un'altra canzone. Profondo il mare, e Schettino fa quello che gli pare. Lo appoggiano perché tanto riconoscerlo colpevole aumenterebbe le responsabilità della compagnia. La compagnia perde soldi, però non vuole perdere la faccia. Vabbè, è capito, no? Come alla fine non è colpevole nessuno. Poi devo indagare sul web di quell'incidente nell'aeroporto di Torino o di Milano, che un aereo grande ha speronato uno piccolo, tanti morti. E anche lì, incidente preterintenzionale, come un incidente di macchina, nessun colpevole, solo responsabilità civili. Beh, allora non possiamo dire che il processo alla Costa Concordia è un precedente giuridico. È sempre stato così. Vabbè. Questo è stato un altro nanito. Poi sono preoccupato per quello che è successo a Genova, l'inondazione. Dopo 2 o 3 anni, lo stesso di sempre. E di colpevoli dove stanno? Le sponde del fiume lastricate d'asfalto, di cemento. Ma la gente incosciente va a fare abusivamente una casa o a comprare una corsiva, non si informa. E poi di chi è la colpa se sono del fiume? Vabbè, è che noi siamo molto masochisti. Non come i tedeschi che fanno le cose come devono essere fatte. E poi si lamentano, vanno a reclamare. Vabbè, e anche che non lanciano l'allarme meteo per non creare situazioni drammatiche di panico. Infatti poi i morti non cadono in panico, cadono nelle fosse. Ah, che clima che c'è in Italia, che panorama sociale. Ma dove andremo di questo passo? Dove andremo? Fangala, tin, fangala, tin, ora sarà fangala, tin, fangala di qua, tin, fangala di là, tin. Ecco, e un'altra volta io dico, Beppe Grillo non è stato originale con il baffadei ai politici, perché già un altro, Giorgio Bracardi, un altro comico, citava i politici uno a uno. Fangala, arrasserà Fangala, Fangala. E li mandava a Fangala, che era una forma allusiva di mandare a fanculo. Arriva a fanculo, fanculo era Fangala, arrasserà Fangala. Cercate, arrasserà Fangala,
Fangalen Internet, che ci sono anche dei video. Malik Maluk, Giorgio Bracardi, Malik Maluk, Fangala, Rassaran Fangala. Solo che Bracardi non è mai sceso in politica, è sempre rimasto un attore. Beppe Grillo ha iniziato a fare l'attore rubando il repertorio di Giorgio Bracardi con il Vaffadei. E poi ogni tanto si scorda di essere politico e continua i suoi comizi con degli show e delle kermesse. E si dice sempre che in Italia manca contenuto nella politica, e invece abbondano le pagliacciate. Berlusconi, D'Alema, Prodi, Bertinotti, Bersani, tutti a dire cazzate, pagliacciate, barzellette, battute, e alla fine quello che diceva barzellette, battute, cazzate, pagliacciate, eccetera, professionalmente, Beppe Grillo, è sceso nella politica, perché ecco, se già i politici erano dei pagliacci, il pagliaccio fa il politico. Ultimamente non hanno creato nulla di nuovo, anche se io ho creduto nel potere rinnovatore del Movimento 5 Stelle, però vedo che è più dello stesso, addirittura hanno preso tangenti. Sono triste perché io non vedo dei risultati, dei grandi cambiamenti, e tutta la struttura ed infrastruttura politica italiana collusa e corrotta, la burocrazia. Allora cambi le capocce che cambia, il gioco delle tre carte, no? E tutte le altre non le cambi? Se il mazzo è corrotto, tre o quattro carte diverse, nuove, non fa niente. Dovrebbe cambiare tutto, le strutture, le infrastrutture, l'organizzazione territoriale, la gente che fa politica, e quelli che scelgono i politici anche dovrebbero cambiare. Invece, se tutto continua come sempre, cambia il primo ministro e che cambia? Vabbè, questo è stato un altro momento. Ciao. Dal vostro Santen Chan, e vediamo se faccio delle pillole e poi faccio un unico video. Tanto so che voi che mi seguite sapete come io registro, e vi piace perché mi seguite sempre di più, e vi ringrazio molto di farlo. Arrivederci. Buonanotte. Ecco, la verità è stata questa. È stato colpa dello scoglio che ha incocciato la nave, perché si è messo di mezzo. Se no la nave non sarebbe affondata, avrebbe spiaggiato sulla banchisa, sul bagnasciuga. Poi è stata colpa dell'acqua, che è stata intrusiva, perché se non sarebbe entrata l'acqua nella nave, non si sarebbe affiancata, non si sarebbe affondata. E non sarebbero annegate le persone, magari sarebbero morte di politraumatismo da urto nello scoglio. Però con l'acqua c'è stato l'aggravante che l'azione meccanica e chimica ed elettrolitica dell'acqua di mare li ha affogati. Quindi colpa della roccia del mare. Sapore di mare, sapore di sale che hai sulla pelle. La. Invece lì c'è stato sapore a morte, a distruzione e a chimici disciolti nell'acqua e a cadaveri. Vabbè, però ecco, adesso sappiamo chi sarà il vero colpevole nel processo della Costa Concordia. Non l'armatore o il comandante, ma l'acqua, il mare, la salsedine e gli scogli. Magari l'isola del Giglio, tutte cose che non potranno essere incriminate né portate a processo. Tonnellate e tonnellate di spiaggia, di sabbia, di rocce, di pietre. Che bello! Ma non vi fa un po' di schifo? Vabbè, è quello che abbiamo. Dopo la Calciopoli, che ne è stato di tutta quella storia? Continuerà a essere lo stesso? Si è indagato per quegli anni, poi basta. E certo, non succedono più certe cose,
anche il Toto scommesse truccato, tutto... no, per carità, non si trucca più. Adesso direttamente si fa il naturale. Perché truccarlo se già non è successo nulla. E si faccia tranquillamente alla luce del sole senza trucchi. Come le slot machine nei bar, no? E allora, certo, quelle controllate vanno bene, quelle che non sono controllate vanno meglio. Noi facciamo invidia all'Europa. Tutte queste cose non succedono in Germania.